Bentrovati amici, un altro appuntamento con Mondo Mistico, il format televisivo realizzato da cartomanti europei per raccontare tutti i luoghi, tutti i posti avvolti da un clima, da una sensazione di misticismo, di mistero, che sono presenti un po' nel nostro bel stivale. Oggi ci troviamo a Latina. A Latina è un posto meraviglioso, il lago di Fogliano, dal quale si scorge poi un posto del quale parliamo tra un attimo. Parliamo innanzitutto di Cartomanti Europei, questa grande organizzazione dedicata all'arte della divinazione in genere, in particolare alla cartomanzia telefonica, che produce, che realizza questa trasmissione televisiva e che è uno dei centri di cartomanzia telefonica tra i più importanti, più seguiti in Italia e non solo in Italia. Vedete in sovraimpressione i riferimenti per rivolgervi a Cartomanti Europei. Parliamo dell'Odissea, parliamo di questo grande, bellissimo, affascinante poema omerico e parliamo di una delle sue protagoniste, ovvero la maga Circe, nata da Elio, re Sole, e dalla ninfa Perseide. Lei viveva in quella che allora, o comunque nel poema, si chiamava Isola di Ea, adesso meglio conosciuto come Promontorio del Circeo, che vedete lì alle mie spalle con un po' di foschia questa mattina. Spero si riesca a intravedere, ma poi ci sono le immagini di supporto che vi raccontano meglio questo posto bellissimo, incantato. L'attuale Promontorio del Circeo, che si affaccia sulla costa tirrena, la stessa costa tirrena che Ulisse, a un certo punto del racconto e del poema omerico, iniziò a risalire, approdando proprio al largo dell'isola di Ea, ovvero del Promontorio del Circeo. Quest'isola che sembrava disabitata, quindi Ulisse decise di mandare il suo equipaggio a perlustrare la zona. Lui rimase sull'imbarcazione, mentre invece l'equipaggio approdò nell'isola e incappò nelle attenzioni della maga Circe, che li intrattenne nel suo palazzo, nei suoi giardini bellissimi, avvelenandoli con una pozione magica che, ci racconta Omero, li trasformò in porci. Euriloco, cognato di Ulisse e suo vice, rimase in disparte, riuscì a non farsi avvelenare da questa pozione magica, tanto che riuscì a tornare da Ulisse, raccontargli l'accaduto, e Ulisse a quel punto decise di prendere in mano la situazione e di approdare lui stesso sull'isola, non prima però di aver bevuto, di aver ingerito una pozione che lo avrebbe reso immune a quelle che sarebbero state le magie della maga Circe. Questa permanenza andò decisamente bene, infatti durò un anno, quindi Ulisse e il suo equipaggio sul promontorio del Circeo per tutto questo tempo. Addirittura nacque Telegono dall'unione di Ulisse e della maga Circe, però a un certo punto l'equipaggio voleva tornare e premeva con insistenza nei confronti di Ulisse, appunto, per ripartire. Poi da qui il poema, l'Odissea, che continua. Dunque il racconto, il poema omerico, l'Odissea, che conferisce a questo luogo, conferisce al promontorio del Circeo ancora oggi una certa aria di misticismo, conferisce benché sia un posto adesso abitato, meta ambita per molti turisti, anche alcuni luoghi VIP, per così dire, frequentati da i protagonisti del jet set romano. Sta di fatto però che dei misteri rimangono. Innanzitutto la forma del promontorio, che richiama la figura, il profilo della maga Circe distesa a riposare. E poi il famoso palazzo disabitato.
dicono sia infestato dallo spirito della maga. Le persone che poi vi hanno abitato, si dice, secondo una credenza, secondo una leggenda, molte di loro perlomeno sembrano essere scomparse a causa di morti violente o inspiegabili. E nelle vicinanze di questo palazzo sussistono ancora strani fenomeni. E poi ancora le grotte della maga Circe, queste non proprio a San Felice Circeo ma a Sabaudia, dove fu rinvenuto un teschio ora conservato al Museo Pigorini di Roma, museo dedicato alla preistoria, all'archeologia. Pensate, questo teschio risalente a circa 50.000 anni fa, un teschio con un foro, con una lacerazione. Hanno ricostruito gli storici, gli studiosi, che due uomini di Neanderthal lottarono tra loro, uno ovviamente ebbe la meglio sull'altro, che morì appunto a causa di questa rottura. Dopo che il combattente vincente, abbia aperto questo foro per succhiare il cervello, così come era rituale fare, per succhiare il cervello di questo cacciatore che ormai era morto, per assimilarne le conoscenze in quanto a caccia, in quanto a saper cacciare. Ecco, questo ritrovamento è avvenuto in seguito a degli scavi fatti per costruire uno stabile, e questi scavi hanno dato luce a una grotta grandissima, pensate, 20 metri di altezza, una forma similcircolare, con un raggio di circa 100 metri nei punti più ampi, con formazioni calcaree, quindi stalattiti, stalagmiti, e si dice che questa grotta è ancora adesso carica di energie paranormali molto, molto forti, e da un ambiente appunto reso ancora più misterioso, ancora più interessante dal punto di vista del misticismo, proprio da una vegetazione molto folta e da queste formazioni calcaree. Ecco, questa è la storia della maga Circe, di Ulisse, che approdò su queste coste, sulle coste glaziali. Ricordiamo, siamo in provincia di Latina, quello è il promontorio del Circeo, che non è un'isola, ma che nel poema omerico viene chiamato Isola di Ea. Dunque, grazie per averci seguito fino qui. Vi ricordo che questa trasmissione, questo format, è realizzato da Cartomanti Europei, una grande organizzazione dedicata all'arte della divinazione, alla cartomanzia telefonica in particolare. Ci sono in sovraimpressione tutti i metodi per contattare questa organizzazione, che vi ricordo essere tra le più grandi, tra le più importanti e soprattutto tra le più seguite in Italia e nel centro Europa.